Dimmi, quando sei? Buon pomeriggio dal Pala Poggetti, si torna sul campo di casa per la GR Service in questo scontro che è un po' un testa coda. Torino infatti è ultima in classifica, ma solo due settimane fa ha messo in crisi fino all'ultimo la formazione della Don Bosco Livorno, perdendo proprio nel finale di gara, e si presenta oggi con intenzioni abbastanza bellicose qui sul parquet di Cecina. Cecina che rinuncia ancora una volta all'accoppiata Sanna e Pagni, e quindi con i giovani Geste e Pistillo in panchina nei 10. Cecina che parte con il quintetto ormai standard, con Caroti del testa rossato, Fratto e Gambolati. Vediamo la risposta di Torino, che manda in campo il numero 18 Pavone, il numero 4 Murta, il numero 2 Magrini, il numero 6 Alberti ed il numero 21 Maino. Gli arbitri sono Valeriani e Marziali. Ecco la prima palla a due che viene controllata da Rossato, il quale va a attaccare subito il ferro e mette a segno i primi due punti della gara. Immediata la prima segnatura rosso-blu. Ora Rossato è in pressione su Murta, Magrini ad attaccare, palla che si perde lungo la linea di fondo. Vediamo quali saranno gli accoppiamenti difensivi per la formazione ospite. È Maino che si prende cura di Caroti, allora è Rossato che porta la palla nella metà campo avversaria, vicino a canestro il numero 4 Fratto, che poi riceve nuovamente, va a tirare da sotto ma sbaglia, il rimbalzo è di Pavone, vuole correre un po' alla formazione ospite ma poi si ferma sul buon rientro della squadra cecinese. Palla che viene tirata lunga, Rossato può correre in contropiede, si ferma poi e serve Caroti, blocco di Gambolati per il play rossoblu che poi dà la palla allo stesso Gambolati, riapre fuori per Rossato, palla ancora in alto basso, fuori per Rossato ancora una volta, arresto e tiro di Rossato sbagliato. Può andare in attacco Murta, che poi passa palla fuori, palla persa, un po' troppa velocità anche per la squadra di Torino, che finora non è riuscita ad effettuare tiri a canestro. Schema per Caroti, palla per del testa, fuori dalla linea da tre punti, esce dai blocchi Rossato, riceve il pallone, poi che va da Gambolati, ancora lo stesso Rossati, una specie di zona per la formazione ospite, del testa da tre punti sbaglia, rimbalzo che in qualche maniera viene conquistato dai rossoblu, Caroti ad attaccare la difesa, va fino in fondo e da sotto misura va a appoggiare al vetro i primi due punti della sua gara per il 4-0 Cecina. Ora è difesa su Maino, ancora Caroti su di lui, ci sono uscite dai blocchi, Murta che va a servire poi Alberti, fuori per lo stesso Maino che ora va ad attaccare la difesa, resta il tiro ben fatto, sbagliato però secondo ferro, rimbalzo di Fratto, nuovo attacco rosso-blu, ancora Fratto, questa volta è lui in punta, serve Caroti, ancora un blocco di Gambolati, lo stesso Caroti lo richiama per un successivo blocco, palla poi a Fratto il quale si vuole avvicinare, semigancio corto di Fratto, rimbalzo di Maino, servizio, rimbalzo di Murta, servizio ancora per Maino, palla fuori della linea da tre punti, attacca Magrini, attenzione è un pericoloso tiratore, in questo caso sbaglia, c'è un fallo sulla palla vagante, il fallo è di Fratto, primo fallo per lui e primo di squadra per la formazione rosso-blu.
rimessa ospite, palla che arriva a Maino e sono suoi i primi due punti della formazione ospite. Caroti in palleggio, poi Del Testa, minaccia il tiro da tre, poi riapre per Rossato. Rossato fuori con palla che poi viene deviata e riconsegnata ai rossoblù per gli ultimi 8 secondi dell'azione a disposizione della formazione di Campanella. Palla ancora per Caroti, sarà lui probabilmente ad attaccare, va da Fratto, tiro da tre che non va, rimbalzo della formazione ospite. Ancora Murta in gestione del pallone, poi chiama Maino. Palla vicino a canestro, deviazione di Fratto, la successiva di Pavone e palla ancora per i rossoblù. Con gioco che stenta un po' a decollare. Caroti in palleggio, chiama lo schema. Palla per Del Testa, sfrutta il blocco, poi palla che arriva vicino per Fratto. Ancora Caroti che ci prova da tre punti, sbaglia, rimbalzo che viene conquistato dalla formazione ospite. Maino subisce un fallo netto da parte di Del Testa, il secondo fallo rossoblù, si riprende con la rimessa ospite. Si rimette dal fondo e Murta che effettuerà la rimessa da due punti. Alberti sbaglia, rimbalzo lungo però conquistato ancora dalla formazione ospite. Fratto difende bene e riesce a non far segnare Alberti da sotto. Palla per Caroti in palleggio, attacca la difesa, vuole servire Gambolati ma non ci riesce, c'è un contropiede poi con Magrini che sbaglia clamorosamente da sotto, vuole correre Cescina. Palla per Rossato, ancora per Del Testa e lui che infila da tre punti. Primo canestro del capitano per il 7-2 interno. Ancora Murta in palleggio, sfrutta il blocco, poi si riapre per Magrini sul quale lavora Del Testa. Palla che poi Magrini riesce a mettere a segno. Rossato in contropiede, attacca il difensore, viene stoppato, palla che controlla il numero 21, Maino, che poi riattacca la difesa, riapre fuori, ancora lo stesso Maino che si apre per un tiro sbagliato, rimbalzo conquistato da Fratto che fa la voce grossa sotto il suo tabellone. Caroti per Gambolati, Gambolati attacca Maino e Maino anzi attacca Pavone. Pavone spende il primo fallo della sua gara, primo fallo anche per la formazione ospite quando siamo già nella seconda parte del primo tempo. 15 secondi per l'azione rossoblù con rimessa dal fondo del capitano. Va a prendere palla Rossato. Apre ancora per Caroti, blocco di Gambolati per lo stesso Caroti, arresta il tiro per lui, sbagliato, non c'è nessuno al rimbalzo per la GR Service e Magrini può portare la palla nella metà campo offensiva, c'è un fallo di Caroti sul taglio di Maino, primo fallo per il play rossoblù, terzo di squadra Cescina. Rimessa con 14 secondi, la effettua Murta, servizio per Pavone, ancora per Maino, blocco di Alberti, palla vicina a canestro per Pavone il quale poi si trova marcato da i due lunghi cescinesi, recupera però il pallone, riesce a mettere a segno da sottomisura. Ferro toccato entro i 24 secondi, secondo la coppia arbitrale. Palla
che esce ancora per Del Testa, minaccia il tiro da tre, poi viene fermato fallosamente. Il fallo è di Murta, primo per lui. Rimessa Cescina. ...3.40 per chiudere la prima frazione. Esce Caroti a prendersi questa palla, lavora sul blocco, poi riapre per Rossato, il quale va a sfidare la difesa e va a mettere a segno in entrata. Ora Del Testa che sta in difesa su Magrini, palla per Alberti, ancora fuori, attacca Murta, Rossato su di lui, quasi rubato il pallone. Murta però recupera, apre ancora per Maino, manda via tutti Maino, attaccherà lui Caroti e realizza un bel tiro Maino dopo l'arresto a centro area. Buono il suo uno contro uno. Del Testa fuori dalla linea da tre punti, va poi da Rossato, c'è deviazione della difesa ospite, restano 11 secondi per l'azione rosso-blu. Palla consegnata a Rossato, poi Del Testa, ancora Caroti che va a attaccare la difesa, poi si ferma nuovamente ad attaccare, palla per Gambolati, vediamo cosa è stato segnalato. Fallo in attacco per Gambolati, primo per lui. Arriva al bonus quando mancano 2.40 la formazione rosso-blu. Ancora al piccolo trotto Torino con Gambolati che devia il pallone che ritorna però in mano a Murta. Resta Fratto contro Magrini che lo vuole attaccare, poi apre fuori, il tiro da tre non va. C'è un fallo al rimbalzo assegnato a Del Testa, secondo fallo per lui, deve entrare quindi Bruni mentre Alberti andrà in lunetta per due liberi. Due liberi per Alberti. Non va il primo. Realizza invece il secondo, riporta il punteggio in parità a quota 9 quando mancano poco più di due minuti alla fine del primo quarto. Bruno in posizione di guardia, esce per un blocco Gambolati che poi dalla media va a sbagliare, palla che gira sul ferro ed esce, corre Magrini e viene pescato in fallo Rossato, per lui è il primo ma c'è bonus e quindi Magrini potrà andare in lunetta per due liberi. Realizza il primo, primo vantaggio ospite in questa gara quando mancano meno di due minuti alla fine del primo quarto. Realizza anche il secondo, più due Torino. Si prepara un cambio per il rosso-blu, fallo di Alberti sul taglio di Fratto, primo fallo per lui. Esce Rossato, va in campo Favilli. Nessun cambio ancora nelle file ospiti. Rimessa che da Bruni arriva nelle mani di Caroti. Esce Favilli, poi Bruni, attacca poi su
Gambolati, questa volta il tiro di Gambolati viene accolto dal canestro. Ora Alberti a portare palla nella metà campo avversaria, poi si ferma servendo Magrini. C'è un blocco da parte di Alberti che va a prendersi anche il fallo di Carotti sull'entrata. Segna Alberti, è il secondo fallo anche per Carotti. Ci sarà anche un tiro libero supplementare per la formazione ospite. Sbaglia il supplementare, palleggio per Bruni, pronto il rientro di Rossato, probabilmente per Carotti. Bruni ancora in possesso di palla, poi serve Fratto, ancora per Gambolati, serve Favilli, Favilli attacca poi per Fratto che si gira e colpisce il ferro, il rimbalzo però è di Bruni. Ancora per Carotti, ci sono 8 secondi ora per concludere l'azione, palla per Bruni che va ad attaccare il ferro, poi serve Fratto, Fratto che mette a segno da sotto riportando il punteggio in parità quando siamo a 30 secondi dalla fine del quarto. Palla vicina a canestro, c'è un fallo in attacco segnalato a Magrini che ha spostato Favilli. Cambi per entrambi, entra il numero 5 Chiotti per Torino, ritorna in campo Rossato. ...22 secondi e 6 per chiudere il primo quarto, la palla è per Cecina. Si sistemano le marcature prima del dell'inizio della gara. Vedo che l'arbitro sta parlando con il tavolo dei segnapunti, tutto a posto comunque. Ultima azione del quarto per Cecina con Bruni che palleggia. Cecina può andare fino in fondo, schierato la zona, la formazione ospite. Bruni attacca, poi serve Rossato, aperto il tiro, sbagliato, c'è Favilli che recupera e poi un tiro anche di Bruni, ma palla che non ne vuole sapere di terminare nella retina. Si chiude sul 13 pari il primo quarto. Le squadre sono pronte per rientrare in campo per il secondo quarto. Vediamo che in casa rossoblu entra anche Fantoni che prende il posto di Gambolati.
rimessa che sarà da effettuare da parte della formazione ospite. La effettuerà Magrini. Palla per Maino, Bruni è in difesa su di lui, ancora uomo la difesa rossoblu, palla che arriva in fondo per Pavone che non riesce a controllarla e quindi rimessa rossoblu. Bruni in gestione. Attacca e va in palleggio. Poi Fratto che viene fuori dalla linea da tre punti. Fantoni ad attaccare la difesa, poi riapre per Bruni. Ci sono sei secondi, palla ancora per Fratto. Serve Rossato, deve tirare Rossato e mette altri due punti come all'inizio del primo quarto. Ora torna in difesa la formazione cecinese. Ci sono stati dei cambi con Magrini che ora va a servire Alberti vicino al canestro, sbaglia sulla buona difesa di Fratto. Bruni per Favilli che mette a segno in rovesciata, bello l'assist, bello anche il canestro di Favilli da sottomisura. Maino in palleggio per un passaggio che viene intercettato da Bruni. Ora Rossato, serve ancora Bruni, va ad attaccare, poi si ferma, ancora per Rossato, gira la palla con Favilli che va ad attaccare il ferro, poi riapre, buono il pallone sotto per Fantoni che dalla media mette a segno il più 6. Ancora difesa per il rossoblu, ancora per Magrini la palla degli ospiti, gira con Maino e c'è un fallo di Fantoni che era uscito a cercare l'anticipo, rimessa per gli ospiti. Fuori Maino, in campo il numero 8, Russano. Chiotti alla rimessa, Pavone per lo stesso Russano, poi Alberti a servire Murta che tira da tre, sbaglia, rimbalzo di Bruni con palla a due che viene assegnata ai rossoblu. Rossato in palleggio, è lui che si incarica di portare avanti questa azione con Chiotti in difesa su di lui, poi ancora lo stesso Rossato che apre fuori, ancora gira la palla per linee esterne, Bruni per Bruni, ancora infrazione di 24 secondi secondo l'arbitro. Si è ripreso a giocare, segnalata l'infrazione sulla azione rossoblu, palla che ritorna sull'esterno per Chiotti, va ad attaccare Fratto, palla persa per gli ospiti, anzi no perché l'arbitro dice che l'ha toccata Favilli, quindi si rimetterà dal fondo con 4 secondi. Palla fuori per Russano, arresta il tiro stoppato da Bruni e c'è un fallo dello stesso Russano su Bruni. Ancora Bruni che chiama lo schema, Russano a difendere su di lui, palla
per Favilli, che è molto fuori dalla linea da tre punti. Serve poi Rossato. Rossato finge di attaccare, attacca dalla parte opposta, si va a prendere il fallo di Chiotti. Primo fallo anche per Chiotti. Prepara un altro cambio la formazione del Custorino. Esce lo stesso Chiotti. In campo il numero 25, Caratozzolo. Rimessa Cescina. Favilli per Rossato. Rossato ancora per Bruni. Bruni lavora sul blocco, poi si porta nuovamente sul blocco di Fantoni, che riceve ancora e dalla media sbaglia in questo caso. Rimbalzo ospite, ancora Murta che attacca, fuori la palla per Alberti che sbaglia, rimbalzo di Favilli, palla per Bruni e fallo di, vediamo di chi è il fallo. Fallo del numero 8 Russano, è il secondo per lui. Rimessa Cescina. Favilli ancora per Bruni, blocco alto di Fantoni che poi si sposta. Bruni prova ad attaccare, poi riapre fuori, consegnato a Favilli, ancora Fantoni. Alto basso con Fratto che vuole avvicinarsi, poi di nuovo Fantoni, dovrà attirare lui, lo fa, sbaglia dalla media. Pallone lungo con Rossato che riesce a impedire il tiro facile. Tiro che non va, poi Rossato ancora che va a stoppare, palla che però torna in mano alla formazione ospite. Ancora palla per Caratozzolo che attacca ma sbaglia. Pallone che Favilli riconquista, può andare ad attaccare il ferro, sbaglia da sotto, però Fantoni recupera il rimbalzo, chiede calma ora coach Campanella. Bruni ancora in palleggio, poi per Fratto che da sotto misura mette a segno e c'è il time out della formazione ospite che ha chiamato coach Arioli sul 21-13 rosso-blu. Si riprende con la rimessa ospite. È tornato intanto in campo Gambolati, va a prendersi un po' di riposo Fratto dopo il canestro messo a segno. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Maino per Pavone, lo stesso Maino poi riprende la gestione. Alberti con Caratozzolo, esce Maino dai blocchi, attacca la difesa, arresta il tiro, segna Maino. È già un paio di tiri di questo genere, molto bravo il giocatore ospite. Bruni intanto va ad attaccare la difesa di Russano, manda via Gambolati, vuole Rossato,
fuori dalla linea da tre punti, poi consegnato per lo stesso Rossato e c'è un fallo della difesa. Il fallo è del numero 25 Caratozzo. Bonus per gli ospiti quando manca 4:41 e torna in campo Magrini. Tornano in campo anche Caroti e Fratto. Escono Rossato e Bruni. È Favilli che va a incaricarsi della rimessa. Palla per Fantoni che consegna a Caroti. Caroti ad attaccare il ferro, sbaglia da sotto appoggiando al vetro. Palla che va a Magrini, si arresta, poi passa su Pavone, il quale si vuole avvicinare. Fuori per Russano, fuori ancora per Maino che va a difendere. Buono lo schema ospite con palla che però sbatte sul primo ferro. Non c'è fallo, dice l'arbitro, e poi lo fischia alla difesa. Caroti è stato steso a tipo calcio. Deve rientrare Rossato perché si tratta del terzo fallo di Del Testa. Decisione abbastanza incomprensibile. Chiama la zona coach Campanella, rimessa nella metà campo offensiva per Torino. Gira palla per linee esterne, ora Russano, fuori per Murta. Ancora Rossato che con Murta che sbaglia, può andare in contropiede Caroti. Fa saltare Pavone, mette a segno e si prende anche il fallo dello stesso Pavone. Arriva al secondo e Caroti potrà andare in lunetta per un tiro libero supplementare. Si deve ripetere il tiro, c'era stata invasione. Caroti in lunetta realizza il supplementare. Ora un po' di pressione difensiva da parte della formazione cecinese. Palla che Pavone porta nella metà campo ma sbaglia e Favilli può andare in contropiede ad appoggiare ancora due punti. Chiama ora la difesa a zona coach Campanella con la formazione ospite che gira palla. Palla che arriva a Magrini, realizza da tre punti, dicevamo è un ottimo tiratore Magrini. Torna a meno 8 la formazione ospite. Ancora Caroti in palleggio, fallo degli ospiti. Fallo di Scuderi che esce. Rientra il numero 5 Chiotti. Altro cambio, rientra anche Murta. Esce Russano. Favilli in lunetta per due liberi. 3:08 alla fine del secondo quarto. Sbaglia il primo. Realizza il secondo Favilli. Ancora pressione cecina con palla che arriva a Chiotti. Si va sull'angolo, poi ancora per
Magrini, ancora da tre punti Magrini, che ha trovato due buone conclusioni contro la zona, riportando i suoi a meno 6. Esce dai blocchi Favilli, ora riceve, va ad attaccare la difesa, poi apre per Gambolati, palla per Caroti, recupera il pallone dopo che era stato toccato dalla difesa. Fantoni aveva sbagliato da sotto. Esce Fantoni, va in campo del testa, 2:29 alla chiusura del secondo quarto, 24 secondi per l'attacco cecinese. Palla ancora per Caroti, si apre Rossato. Rossato sfrutta il blocco, poi va da Favilli, il quale si avvicina, sbaglia da sottomisura, palla che in qualche maniera viene deviata dagli ospiti e viene assegnata a Cecina. ...12 secondi per chiudere l'azione. Ancora Caroti ad attaccare, fuori per Del Testa, si crea uno spazio per Gambolati che mette a segno da sotto. Ancora difesa a zona per Cecina. Gira palla il Cus, si apre ancora Magrini, ancora lui da tre, questa volta sbaglia, rimbalzo è di Del Testa, palla per Caroti. Ancora per Rossato e poi nuovamente Caroti, blocco di Gambolati, tocca di piede Maino, rimessa con 14 secondi per la GR Service, rimessa effettuata su Caroti, ancora blocco di Gambolati per lui, Caroti si arresta, poi va da Favilli, il quale va ad attaccare, viene preso in infrazione di passi Favilli. 1:30 al termine del secondo quarto, ancora zona per Cecina, palla che gira per linee esterne, Magrini è in punta, poi Gambolati recupera un bel pallone su un passaggio dentro, può attaccare Rossato con Caroti che poi recupera nuovamente il pallone, viene francobollato dalla difesa ma la batte, va poi a servire Del Testa, palla però intercettata con Magrini che viene fermato fallosamente da Favilli. Per Favilli si tratta del primo fallo e Magrini potrà andare in lunetta per due liberi. Rientra anche Bruni e va a sedersi Del Testa con tre falli. In lunetta Magrini. Realizza il primo. Sbaglia il secondo, rimbalzo tenuto da Caroti dopo un tocco di Favilli. Ancora Caroti in palleggio con Maino che lo difende. Vorrebbe giocare l'uno contro uno, poi va da Bruni, mancano 7 secondi, dovrà provarci Bruni. Lo fa invece Favilli da tre punti con una tripla che riporta al vantaggio in doppia cifra il rossoblù. Ci sono ora un paio di secondi di discrepanza con il cronometro dei 24, palla ancora fuori con Torino che vuole arrivare fino quasi allo scadere, palla ancora per l'attacco ospite, fuori per scadono i 24 secondi, ci sono solo 9 decimi, buona la difesa
rosso-blu, palla che deve essere ancora rimessa in campo. 9 decimi, vediamo come sarà sfruttato questo tentativo. Bruni per Rossato da lontanissimo, non va nemmeno tanto lontano dal canestro, si chiude sul 32 a 22 il secondo quarto. Con i due quintetti pronti per rientrare in campo e i due arbitri che stanno attendendo lo score degli ultimi secondi, al Pala Poggetti sta per partire il terzo quarto. Cecina che rischia il capitano Maurizio Del Testa con 3 falli, in campo insieme a Caroti, Bruni e alla coppia sotto canestro con Fratto e Gambolati. La palla sarà rimessa da Torino con Maino che chiama lo schema per i suoi, poi serve Murta il quale attacca Bruni, poi si ferma, palla per Alberti, intercetta Gambolati, c'è Caroti che può correre in contropiede, fuori per Bruni che va ad attaccare, poi va da Fratto, palla che è recuperata dalla formazione ospite, poi ancora Murta per gli ospiti, palla che gira e torna in mano a Maino, servizio per Magrini, poi per lo stesso Murta il quale si vede recuperata la palla e Caroti che serve un assist a Del Testa, primi 2 punti e time out immediato di coach Arioli che ha visto troppa confusione nell'attacco dei suoi in questo caso e quindi vuole subito parlarci sopra. Nella scorsa settimana Torino ha perduto in casa contro la Menzana Siena dopo un primo quarto abbastanza equilibrato. La formazione senese ha poi allungato finendo alla fine intorno ai 20 punti di vantaggio. Squadre che vanno a rientrare in campo. Magrini alla rimessa. Maino in palleggio. Va a sfruttare il blocco di Pavone che poi torna ad alzarsi, palla ancora per lo stesso Maino dopo il consegnato. Vediamo cosa viene fischiato. Fallo a Gambolati. È il secondo per lui, c'era un taglio di Pavone sul fondo. Palla che Bruni recupera, serve Fratto che va da Gambolati il quale mette a segno da sotto il quarto punto.
devia ancora Gambolati, palla nuovamente per Torino. È ancora Murta a gestire questo pallone in attacco, palla che poi esce con Pavone che viene in punta, va a consegnare, palla ancora per lo stesso Murta, da tre punti sbagliato, fallo di Fratto che manda in lunetta Pavone per due liberi. È corto il primo di Pavone. Corto anche il secondo, rimbalzo che è controllato da Caroti. Ancora palleggio per lui, con palla poi vicino a canestro per Fratto, da tre punti ci prova Gambolati, sbaglia, rimbalzo della difesa, può correre ora Maino, va a lavorare sul blocco, si apre fuori per Alberti, tiro da tre punti che non va, rimbalzo di Bruni che serve Caroti, può attaccare Caroti. Palla ancora per Gambolati, il quale fa saltare la difesa, poi riapre per Bruni. Bruni vorrebbe servire di nuovo Caroti, ma non ce la fa. Va a depositare a canestro Murta. Nuova azione offensiva cecinese, ancora Caroti a portare palla nella metà campo avversaria, del testa serve Bruni. Bruni per Fratto, deviazione della difesa, 10 secondi per l'azione. Palla che viene servita a Caroti. È lui che attacca, si crea un arresto e segna un bel canestro in sospensione dalla linea del libero. Palla ancora per Magrini, il quale si avvicina, sta per perdere palla, poi riesce in qualche maniera a tirare. E c'è un fallo. Fallo dello stesso Magrini. Si tratta del secondo per lui. È il primo di squadra per la formazione ospite. Concescina che può tornare in attacco. Caroti passa la difesa, poi va da Gambolati, sul quale lavora in difesa Maino. Fallo è di Maino. E c'è anche un tecnico per la panchina ospite. Ci sarà quindi un libero più rimessa. Esce intanto Caroti che ha preso un colpo e entra in campo rossato. Bruni alla linea del tiro libero. Realizza Bruni. Alla rimessa del testa per lo stesso Bruni. Blocchi per il tiro da tre di Bruni che mette a segno la prima tripla della sua gara.
portando Cecina sul più 18. Palla ancora per Magrini, ci prova lui da tre punti, sbaglia, il rimbalzo è dello stesso Magrini, non riesce a controllare il rimbalzo poi la difesa cecinese, da tre punti il tiro degli ospiti con Alberti che non va, Bruni può tornare in attacco in velocità, poi per Fratto, si vuole avvicinare, palla per Gambolati, ma c'è prima un fallo di Alberti, per Alberti si tratta del secondo fallo, quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo e 15 secondi sul cronometro, rimessa che verrà effettuata invece dal lato. Rossato per Bruni, Bruni esce dall'angolo, poi va a sfruttare un blocco, passa, parla a Gambolati, ci prova anche lui da tre, c'è un bel tagliafuori difensivo degli ospiti che conquistano quindi il rimbalzo. Ora Magrini che va a giocare questo pallone, lavora sui blocchi Maino che ce la fa poi a uscire, rimane contro Fratto. C'è un fallo fischiato a Fratto, si tratta del terzo fallo per lui. Vediamo se ci sarà cambio da parte rossoblù. Rimessa per Maino. Palla ancora per Pavone che fuori dalla linea a tre punti non è assolutamente pericoloso, lo è invece Magrini che è rimasto contro viene assegnato buono il canestro di Alberti, vediamo che il fallo è ancora di Fratto che arriva a quota 4, deve entrare Fantoni. Alberti va in lunetta per un tiro libero supplementare. E Cecina arriva al bonus quando mancano 5 minuti e 7 secondi nel terzo quarto. Realizza il supplementare Alberti. Riporta a meno 15 suoi. Bruno in palleggio. Esce dai blocchi del testa, marcato da Magrini. Palla per Rossato. Attacca lui la difesa, poi serve Gambolati. Bruni dovrà provare allo scadere. Canestro che non viene assegnato. Secondo l'arbitro scaduti 24 secondi. Palla ancora per Maino, sul quale difende Rossato. Doppio blocco per Maino. Palla ancora vicina a canestro per Pavone, che si appoggia al vetro e mette a segno due punti del meno 13. Parzialino 5-0 per gli ospiti. Rossato che esce dai blocchi, palla per Bruni, ancora lo stesso Rossato, quando mancano 8 secondi si crea un arresto e tiro che sbaglia, Campanella vuole parlarci sopra, chiede un time out, palla fuori per Murta, il quale si riavvicina poi a canestro, Bruni sta per recuperare palla, la recupera Alberti che va a mettere a segno con un po' di fortuna, il parziale va a 7-0 e c'è time out sul più 11 per Campanella.
si ritorna in campo con 3:45 da giocare nel terzo quarto. Rimessa GR Service. Bruni in palleggio, chiama lo schema, ancora difesa uomo per la formazione ospite. Bruni attacca il ferro, va a mettere a segno due punti da vicino. Ora ritornano in difesa rosso-blu, c'è una serie di blocchi che servono Alberti, il quale non realizza. Rimbalzo di Fantoni, ancora Bruni, palla per Gambolati vicino a canestro, semigancio sbagliato di Gambolati, può correre la formazione ospite e c'è un fallo di Gambolati, terzo per lui. Escono Bruni e Del Testa, vanno in campo Favilli e Carotti, ci sono due liberi per il numero 4 Murta, realizza il primo. Realizza anche il secondo, molto preciso dalla linea. Carotti in palleggio quando sono iniziati gli ultimi tre minuti, va a sfruttare un blocco, poi apre per Gambolati, il quale dalla media sbaglia. Vediamo che cosa viene fischiato in questo caso. Un fallo a Fantoni. Per Fantoni è il secondo, con il bonus andranno a tirare gli ospiti. Situazioni falli che si fa abbastanza pesante per Cecina, mentre non lo è affatto per la formazione ospite, con massimo due falli. Alberti in lunetta. Sbaglia il primo. Realizza invece il secondo, ritorna a meno 10, punteggio del terzo quarto in parità. Palla per Rossato, attacca Rossato, viene toccato ma non c'è fallo e Magrini può correre in contropiede andando da Alberti. Viene fischiato un altro fallo a carico di Gambolati, che arriva a quota 4. Gambolati si fa anche male, deve entrare Fratto, entra anche Del Testa. Alberti andrà nuovamente in lunetta per due liberi. Due uomini a quattro falli, Del Testa con tre. Ripeto, situazione pesante di falli amministrati dalla coppia. Due liberi per Alberti. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Si porta a meno 8 Torino. Chiama ancora lo schema Carotti. Ecco Del Testa raddoppiato. Palla toccata con il piede dalla formazione ospite, quindi 14 secondi. Difesa abbastanza forte, ma senza falli fischiati alla difesa. Ancora Favilli per Carotti, arresto e tiro per il play rosso-blu che riporta a più 10 i suoi. Ora Favilli in difesa su Magrini che riceve dopo il consegnato, ancora
per Murta, poi Caroti recupera il pallone, può portarlo nella metà campo avversaria, Fratto per Del Testa e poi per Fantoni, e ora si fischia un fallo al numero 6 Alberti. Raggiunge solo ora il bonus la formazione ospite quando manca 1.45. Esce Maino, va in campo Russano, c'è solo rimessa. Palla ancora per Favilli, finta l'attacco, poi passa a Caroti. Fratto per Favilli, ancora vicino al canestro, palla che poi gli viene scippata, può andare in contropiede Russano, palla per Alberti che mette a segno da sottomisura, ritorna a meno 8. Ancora Caroti e c'è un fallo di Alberti che ha trattenuto Fratto. Ci sono i primi due liberi per lui. Esce Alberti, va in campo Chiotti. Fratto va in lunetta per due liberi. 1.15 alla fine del terzo quarto. Segna il primo. Segna anche il secondo. C'è un cambio per Fratto, entra Rossato. Zona per Campanella, gira per linee esterne Torino, attacca Chiotti, poi lo fa anche Russano, fuori ancora per Chiotti, palla corta con Favilli che recupera e serve Rossato, Caroti in palleggio, su di lui c'è Chiotti, va a batterlo Caroti, fuori per Rossato, poi Favilli ci deve provare da tre punti e Favilli mette la seconda tripla della sua gara, palla che poi Favilli difende anche, non può arrivare fino in fondo Cecina ma vuole comunque giocarsi più a lungo possibile questo schema. Favilli ancora per Caroti, 8 secondi, ora 6, è lui che va a attaccare, fuori per Del Testa, ci prova il capitano non trema con un'altra tripla, poi Magrini che va a tirare dalla media, sbaglia, con punteggio su 54-38 finisce il terzo quarto.
sta per iniziare l'ultimo quarto di questa gara sul parquet cescinese, con Cecina che rimetterà in campo questo ultimo questo pallone con Del Testa. È in campo con Rossato, Caroti, Favilli e Fantoni. Sostituito Del Testa con Rossato. Palla ancora per Caroti. Primo attacco del quarto. Ancora Caroti per Del Testa che va ad attaccare e poi appoggia da sotto. Ancora due punti che riportano al massimo vantaggio. Ora piazza nuovamente la zona, tira Magrini da lontanissimo e mette la tripla. Ha fatto male alla difesa a zona Magrini con tre triple contro questa difesa. Palla ancora a Caroti, Fantoni porta un blocco, Caroti apre per Rossato. Palla ora che viene intercettata da Murta che va a mettere a segno ancora due punti, ritorna a meno 13. Palla per Fantoni, consegnato a Caroti, il quale gioca sul blocco, va ad attaccare la difesa, ancora per Del Testa, ci sono 5 secondi, corto il tiro e può correre Magrini. Palla per il numero 14 e c'è un nuovo fallo tecnico per la panchina ospite sul mancato fischio. Va in lunetta Del Testa. Realizza il capitano. Rimessa da metà campo. Con 8:28 da giocare. È sempre Del Testa che va a chiamare lo schema. Caroti ora a gestire il pallone, ancora Russano su di lui. Caroti realizza e si prende anche il fallo del difensore. Fallo di Russano, Caroti andrà in lunetta per un tiro libero supplementare. Realizza il supplementare Caroti. Ancora Russano in palleggio. Caroti su di lui, fuori la palla per il numero 14, 40, appena entrato. Realizza una tripla. In palleggio ancora Del Testa. Palla per Rossato che attacca la difesa, gli viene sporcato il pallone. Cambio Cecina. Esce Rossato, in campo Bruni. Rimessa con 10 secondi, l'effetto a Bruni. Ancora Caroti, blocco per lui, Russano commette fallo, non c'è canestro realizzato. Per Russano si tratta del quarto fallo.
Bruni ancora alla rimessa. Palla per Fantoni che consegna a Caroti. Va ad attaccare ancora Caroti per Bruni, poi per Fantoni. Deve tirare Fantoni, lo fa. Palla che non tocca il ferro, lancio lungo con Bruni che recupera. Poi purtroppo la palla carambola sui piedi di Fantoni. Buono comunque lo sforzo di Bruni. Può andare in attacco la formazione ospite. Arbitro che viene chiamato al tavolo. Ancora ci sono ancora da c'è ancora da parlare per i componenti del tavolo con l'arbitro Marzali. Non è chiaro di cosa si stia discutendo. Giocatori in attesa per rimettere in campo il pallone. Arbitro che è andato a parlare con entrambi i coach. Si riprende il gioco. Segnalato un fallo a Bruni. Primo per lui. Era rimasto contro Pavone. Ancora una rimessa. Russano ad attaccare, poi palla che in qualche maniera il numero 14-40 rimette a canestro. Bruni ad attaccare la difesa. Palla fuori per Del Testa, vicino per Fantoni. Ancora Del Testa che va a giocare sui blocchi, poi attacca la difesa. C'è un tocco della difesa stessa. Esce intanto Favilli, va in campo Fratto. Bruni a rimettere dal fondo con 6 secondi sul cronometro dei 24. Palla per Fratto, consegnata per Bruni. È lui che si alza da 3 punti e Bruni mette una nuova tripla che riallunga il vantaggio rosso-blu. Palla che in qualche maniera viene riconquistata da Fratto, poi passa a Caroti, fermato fallosamente da Magrini. Per Magrini si tratta del terzo fallo, è anche il terzo di squadra. Bruni per Caroti. Fantoni ancora a portare i blocchi al play rosso-blu, poi Del Testa che va ancora da Fantoni, attacca il ferro e mette a segno da facendo saltare il pivot avversario. Arriva a quota 65 Cescina. Magrini attacca ancora e c'è un fallo in attacco. Si è fatto largo lui e è il suo quarto nei confronti di Del Testa. Ottima la difesa rosso-blu. Palleggio per Caroti, poi Bruni con la palla che poi viene intercettata da Magrini. Fallo
antisportivo a Bruni, a Caroti. Decisione alquanto controversa. C'erano ancora due giocatori davanti. Regola non applicata. E poi andare in lunetta Magrini per due liberi. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo Magrini. Insolito 0 su 2 per lui, che è un ottimo tiratore. Palla che da 40 arriva ancora a Magrini. Si ferma sotto la difesa di Caroti, di Fratto e del Testa, e c'è un time out chiesto dalla formazione ospite. Quando mancano 5:31 e Cecina attaccherà sul più 17. Si rientra in campo senza nessun cambiamento nei quintetti. Bruni in controllo del pallone. Si ferma dopo aver attaccato la difesa. Va da Fratto, che è abbastanza vicino al canestro. Riapre fuori per un'altra tripla di Del Testa. Tripla che scheggia solo il ferro e Magrini può tornare nella metà campo offensiva. Attacca Fratto, ma viene poi stoppato. Restano 15 secondi per gli ospiti, che preparano dei cambi. Esce il numero 14. 40, torna in campo il 21 Maino, va in campo anche Alberti ed esce Murta. Palla per Russano, che realizza un buon tiro. Caroti in palleggio, lo stesso Russano su di lui. Lo vuole attaccare Caroti, lo fa. Poi palla per Del Testa, palleggia fuori da linea a tre punti, palla vicino a canestro a Fratto, che si vuole avvicinare. Palla per Fantoni, canestro di Fantoni su assist di Fratto. Ancora in attacco Russano, esce molto bene Fantoni, poi Alberti, infrazione di passi non fischiata, recupero di palla da parte di Bruni, che fa correre Del Testa, palla un po' troppo lunga per il capitano, buona l'intenzione. Si danno il 5-2, palla che torna in mano a Torino quando mancano 4 minuti e 15 secondi. Fuori della linea da tre punti la circolazione di palla, non arriva sotto a Pavone, che si sbracciava. Ancora Russano per Alberti, fuori per Magrini da lontanissimo, sbaglia, rimbalzo di Fantoni che consegna a Caroti. Caroti in palleggio,
si liberano sui blocchi, lo fa ora Bruni che va ad attaccare, poi da a Fratto che da sottomisura mette a segno ancora due punti. Cambio ospite, esce Magrini e esce il numero, entra il numero 5 Chiotti. 3:35 alla fine, si provvede a asciugare anche il parquet sotto il canestro dove attacca la GR Service. Torino in attacco. Ancora Maino per Pavone, esce fuori dalla linea da tre punti Russano, si arresta, poi Alberti per Pavone, lì non è pericoloso, si vuole avvicinare, lo francobolla bene Fantoni, Alberti in arresto e tiro, sbagliato, viene fischiato un fallo a Fratto che esce per raggiunto limite, entra in campo Gestri. Giovane rossoblu, 17enne anche lui come Carotti, in campo per questi ultimi 3-10. Gambolati in panchina con problemi. Alberti va ad attaccare, si trova di fronte Fantoni, apre di nuovo per Russano. Arresto e tiro, buono per Russano, autore degli ultimi due canestri dei suoi. In attacco Carotti, quando sono iniziati gli ultimi 3 minuti. E Russano si prende il quinto fallo della sua gara e deve uscire con Carotti che andrà in lunetta per due liberi con il bonus. Rientra Murta. E lunetta Carotti. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Difesa rossoblu che segue tutti i movimenti degli ospiti. Pavone recupera il pallone, viene fermato fallosamente da Fantoni. Rimessa laterale, bonus raggiunto anche dai locali. Terzo fallo per Fantoni. Palla per Alberti. C'è un fallo fischiato a Gestri. Alberti andrà in lunetta per due liberi a 2:33 dalla fine. Realizza il primo con l'aiuto del ferro. Realizza anche il secondo. Torna a meno 17 il Cus. Blocchi per liberare del testa che può attaccare, poi serve Bruni. Bruni ancora fuori per del testa. 5 secondi al tiro. Si trova contro Pavone e va a tirare proprio allo scadere, palla che entra e esce. Ancora Torino in attacco, Murta per Alberti che va a appoggiare al vetro in entrata. Quando sono iniziati gli ultimi due minuti, ritorna a meno 15, un po' meno severa la punizione per Torino.
palla per Fantoni, ancora Caroti, poi Gestri per Fantoni dalla media, tentativo di Bruni di passaggio sotto canestro, 24 secondi, infrazione per Cescina quando manca 1.31. Un minuto e mezzo alla fine che i giocatori stanno portando avanti per rimpinguare i bottini personali. Alberti prende un bel rimbalzo, riapre ancora per Murta, poi per lo stesso Alberti che va ad avvicinarsi, si va a prendere ancora un fallo. Vediamo a chi viene assegnato. Palla di Gestri, secondo per lui. Alberti in lunetta per due liberi. Un minuto e 10 alla fine. Ancora assegna Alberti che ha messo a posto la mira dalla linea del tiro libero in questi ultimi minuti. Buon bottino personale per lui. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Gesti, si prepara a rientrare Favilli con del testa che esce dai blocchi, palla che dovrebbe andare a Caroti sul blocco, ci sono 8 secondi, ancora del testa, palla per Fantoni, fuori per Caroti, lo fa, tira lui e realizza ancora la tripla Caroti che riporta a più 17 la formazione rosso-blu. Murta in attacco, fuori per Chiotti, fallo Cecina, fallo di del testa che esce insieme a Caroti, vanno in campo Pistillo e Favilli. Chiotti in lunetta per due liberi quando mancano 30 secondi e 9 al termine della gara. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Arriva a quota 59 Torino. Bruni chiama lo schema, ci sono circa 5 secondi di discrepanza fra i due cronometri. Esce Fantoni, poi riconsegna a Bruni, palla per Pistillo, ancora per Fantoni, c'è un fallo su di lui e Fantoni potrà andare in lunetta. Il fallo è del numero 4 Murta, può arrotondare Fantoni dalla lunetta quando mancano 7 secondi e 2 alla fine. Realizza Fantoni. Sbaglia il secondo, rimbalzo conquistato dalla formazione ospite che non va nemmeno a tirare, si conclude sul 7-5-5-9 con GR Service che mantiene imbattibilità casalinga. 16 punti di distacco alla fine fra le due formazioni, prossima partita per il rosso-blu ad Oleggio e poi fra due settimane su questo parquet contro Varese.